Serio. Serio, serissimo. Buongiorno, buongiorno dalla Fontana. Buongiorno, è mezzogiorno. Anzi, buon mezzogiorno dalla Pezzanova. Facciamo vedere la Pezzanova. Questa è la Pezzanova, strada interrotta al transito, ma noi siamo venuti per... Noi non per siamo interrotti. Noi non siamo interrotti. Perché siamo venuti qua? Per vedere la Fontana di Abatangelo. Abatangelo. Questa è una fontana che conoscono, vabbè, i mondacutesi si conoscono, ma non tutti, c'è qualcuno che non la conosce. I turisti no. I turisti non la conoscono e noi ci abituiniamo, ve la facciamo vedere, se riusciamo a non giambacà. No, no. Allora, eccola là. Ponticello. Siamo... Prego. Allora, giochi senza frontiere, vada. Primo concorrente mascolo. Olè. Secondo concorrente pilla. Olè. Allora, qua non ce n'è. Non esce, perché? Aspetta, qua. La madonna cade. Ecco, perché? Causa frana, vedi come causa la... frana, guardate come è ridotta. Purtroppo. A Abatangelo's Fountain. Io vi ricordo l'anno scorso usciva l'acqua, la fontana era dritta, purtroppo. Mosè, sei storto. Madonna mia. Mamma mia. Guardate. L'acqua esce lì. L'acqua esce lì. Ok. Un sistema di... sistema ingegnoso di tubolari. Quindi diciamo che anche a causa di questa frana si è interrotta la strada. La strada, esatto. Ah sì, la Pezzanova si è interrotta. Proprio qui. Eccola lì, la vedete? Noi siamo venuti da sotto, dalla provinciale, dalla Via Nuova, esatto. E vedete, qui siamo nel verde. Oggi 19 giugno, finalmente c'è il sole come in tutta Italia. Dopo 5 giorni di temporale. Dopo 5 giorni di tempeste e un bel venticello fresco ci accarezza il derma, la pelle. E salutiamo Antonio di Milano, che è venuto a Montacuto. Antonio? Angelo di Milano, che è venuto a Montacuto, che ha riconosciuto Frank. E che ama questi video, che ama questi video, ha detto, e ringraziamo tutti quelli che amano e guardano questi video, che sono molti, spero. Spero di sì. Sì, spero di sì. E poi dobbiamo, la prossima volta, se passano di nuovo, riprendiamo di nuovo i granchi che abbiamo visto alla i grunchi verso la fontana del ponte di Sofia. Sì, col tempo era da parecchio che non si vedevano i granchi qua, vuol dire che il paese è incontaminato, diceva Giovanni Poppa. Li salutiamo. Ciao Giovanni. Va bene, amici vicini e lontani, guardate che bello! Dai che si avvicina l'estate, vi vogliamo tutti qui, veniteci a trovare, veniteci a salutare quando arrivate a Montacuto e vi lasciamo con Titeolo e Acquolo. Sentite l'acqua e il vento che spira, guardate che bello, il paese incontaminato, bellissimo. Le olive. Oh, le olive, la olive. Va bene, Sabre amici. Dove sta? Eccolo là, ma non so se, non vedo andiamo se si vede, sì. Andiamo all'albero delle fighe e poi ceniamo. Ciao Fontana, salutate la Fontana. Ciao, che purtroppo okay. Non esce. Dai, giochi Montacuto senza frontiere. Tu proprio sei spericolato. E vabbè, chiudiamo con l'albero delle fighe, sì. Riprendi le fighe. Prendiamo le fighe. So parecchio. Bene, va bene, vi lasciamo con le fighe dell'albero. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao a tutti.